Buongiorno a tutti, innanzitutto mi presento, io sono Guido Pianiselli e sono del popolo della famiglia dal momento della sua fondazione, sono responsabile della zona Lazio Nord e non avrei dovuto parlare io perché come avete visto nella locandina c'era il giornalista Giovanni Marco Tullio che però da ieri sera all'una ha cominciato con un gonfiore alle tonsille e oggi non riuscivo a parlare, quindi non è potuto venire. Io farò una brevissima introduzione sui concetti della denatalità della provincia di Viterbo, ma veramente due minuti, tre minuti, che abbiamo rilasciato pure un comunicato stampa, che doveva essere l'introduzione un po' più dettagliata di Giovanni Marco Tullio. Successivamente parlerà una rozza rappresentante femminile, stiamo parlando di un reddito di maternità, che è la presidente del circolo di Cerveteri, poi cederò la parola a Sua Eccellenza e successivamente al nostro presidente Mario Di Nolfi. Allora, noi siamo qui per parlare di un progetto di legge di iniziativa popolare unico mai presentato, potremmo dire facciamo la storia perché per la prima volta un movimento di ispirazione cristiana utilizza l'articolo 71 della Costituzione. Stiamo raccogliendo 50.000 firme, l'abbiamo già raccolte 30.000, ma avete certificato che l'abbiamo raccolta il 28 febbraio e praticamente quando raggiungeremo i 50.000 firme presenteremo questa proposta in Parlamento. È la prima volta appunto che noi presentiamo una proposta di vita, è la prima volta che viene presentata da un movimento di ispirazione cristiana. Attenzione, però come ha sottolineato benissimo Sua Eccellenza, quando ci ha ricevuto e quando poi è stato definito questo incontro, questa proposta è una proposta che è aperta a tutti. Perché? Perché è una proposta di buonsenso, chiaramente. Non è una proposta confessionale, non è una proposta che noi facciamo nostra. Noi abbiamo sempre detto, come popolo della famiglia, se questo sasso che gettiamo nello stagno, perché è veramente una goccia di bene che noi gettiamo nello stagno, se questo sasso riesce a sollevare le coscienze di molti, e ce lo copiano, noi siamo contenti, abbiamo fatto il nostro, trasformiamo in positivo quello che invece è stato fatto con l'utilizzo di questa legge in negativo. Cito rapidamente l'eutanasia, oggi a firma dell'attuale governo Lega e Movimento 5 Stelle, che è attualmente in discussione al Parlamento, scaturisce da una raccolta di firme e da un progetto di legge di iniziativa popolare. Vado brevissimamente a quello che succede nella Tuscia. La denatalità l'ha certificato l'Istat, è un problema generale dell'Italia. Nella Tuscia è un problema più particolare, probabilmente anche perché ci sono più anziani che si ritirano al momento della pensione, però qui abbiamo dei coefficienti di natalità inferiori, anche del 15% rispetto a quelli nazionali, e abbiamo degli indici di mortalità che sono del 20% superiore. Allora, noi ci troveremo nella situazione a brevissimo termine dove oggi abbiamo innanzitutto che per ogni persona che lavora deve mantenere un terzo di coloro che sono pensionati, cioè tre persone che lavorano, un pensionato. Ci stiamo spostando in brevissimo termine a un rapporto di 1-2 e nel giro di un trentennio arriveremo a 1-1, cosa assolutamente insostenibile, ma sarà insostenibile con conti pubblici che già attualmente ci presentano, sarà insostenibile tra pochissimi anni. L'unica soluzione è rilanciare la natalità. Come è stato detto più volte, appunto, questo progetto è un progetto di vita. Io lascio la parola brevemente, dopo aver elencato così brevemente questi dati della Tuscia, lascio la parola a Germana, che è una nostra rappresentante, presidente del circolo di Cerveteri, perché noi come Lazio Nord stiamo agendo per territori, che vi dirà appunto anche lei due parole sul ruolo della donna e su quello che riguarda specificatamente le donne e la libertà di scelta delle donne. Grazie. Grazie.
Buongiorno, io sono Germana Biagioni e come già vi ha detto Guido, sono di Cerveteri e sono la presidente del Circolo di Cerveteri. Stiamo cercando di operare sul territorio, di fare una rete, quindi collaboro molto con Guido e adesso collaboriamo anche tanto con Paolo qui a Viterbo, perché vogliamo far conoscere le nostre proposte di vita su tutto il territorio. E come rappresentante femminile del popolo della famiglia volevo dire che questa proposta è una proposta per la vita, infatti è una scelta di vita per la vita. Come donna sono orgogliosa di questa proposta di legge perché finalmente la donna potrà essere libera di scegliere. La vera libertà consiste nella possibilità di scegliere il ruolo che la donna decide di assumere nella società. Il ruolo di madre è un ruolo che è stato sottovalutato per tanti anni e queste sono le conseguenze, oggi ne subiamo le conseguenze. La dignità sociale di una donna non deve essere riconosciuta solo perché la donna ha un lavoro diciamo esterno alla famiglia. Il riconoscimento sociale ed economico potrebbe dare quella dignità che finora è mancata, perché quando, personalmente io sono casalinga, quando venivo, diciamo, tu che lavoro fai? Dice la casa, ah non fai niente, io mi dedico ai figli, allora tu non lavori. No, questo è un concetto sbagliatissimo, perché la donna deve avere le opportunità di scegliere se fare una carriera, se crescere i propri figli senza, diciamo, essere obbligata tante volte a lavorare. Nelle famiglie monoreddito spesso la donna fa dei lavori che sono veramente anche faticosi, costretta a portare i figli a destra e a sinistra senza poterli seguire come vorrebbe, proprio perché spesso e volentieri mancano quei 1000 euro, quegli 800 euro per pagare il mutuo oppure per sostenere delle spese. Oppure spesso una famiglia è costretta a rinunciare al secondo o terzo figlio perché non riesce a mantenerlo. Ecco, il ruolo della donna e madre deve essere rivalutato e se la società riconosce questa dignità, sicuramente la maternità e la natalità porteranno frutti, diciamo, immediati. Questa è una prima soluzione. Ne potranno venire altre, ma questa è una prima soluzione, quindi vi invito a firmare e vi invito a, soprattutto le donne, a non è un nostro diritto in più, ecco, quindi vi ringrazio e parlate a tutte di questa bellissima proposta. Grazie Germana, ricordo a tutti che in tutti i comuni del Viterbese sono depositati moduli per le firme e quindi tutti quanti, non solo quelli che sono presenti, che magari si può firmare anche qui davanti, ma tutti quanti possono dire ad amici e conoscenti di andare a firmare direttamente nel proprio comune, solitamente alla segreteria. Allora, ora passerei la parola a Sua Eccellenza a Monsignor Lino Fumagalli, che appunto ha avuto l'intuizione, perché io la definisco una intuizione di indicarci noi già lo pensavamo, però poi lui effettivamente l'ha sottolineato e noi l'abbiamo proposto con un comunicato stampa a tutti i politici e a tutti gli eletti del Viterbese. Cioè, questa è una proposta che non è né confessionale né del popolo della famiglia. Noi siamo comitato promotore per questa proposta, ma attenzione, qui abbiamo appunto dei rappresentanti che sono dei rappresentanti appunto delle istituzioni eletti, che ringraziamo che hanno deciso di essere presenti. È una proposta aperta veramente a tutti e facciamo di Viterbo la prima città dove non ci mettiamo a dividerci su allineamenti politici più o meno spinti, più o meno definiti. Lasciamo stare la politica,
nel senso di appartenenza, ma arriviamo ad appartenenza ad essere cittadini italiani e facciamo l'interesse dell'Italia. Se Viterbo, grazie anche a questo appello che ci ha fatto Sua Eccellenza, riuscisse a fare questo per primi in Italia, ne avrebbe grande merito. Passo la parola a Sua Eccellenza. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza. Mi dispiace che ci siano due eventi in simultanea, tutti e due per il bene comune. La proposta di legge, che poi all'interno del Parlamento potrà essere analizzata e ulteriormente perfezionata, mi sembra molto semplice. Dare un assegno mensile ad ogni mamma al momento della nascita del bambino di circa 1000 euro per 8 anni. È interessante la proposta che se il bimbo fosse disabile, l'assegno è un vitalizio perpetuo. Bisognerà poi continuare a darlo, questa la proposta non lo dice, una volta morta la mamma, per chi se ne prende cura. Ecco, anche qui c'è tutto il tema del dopo di noi, che va affrontato a livello trasversale, non a livello di schieramenti politici. Quindi questo permette che la maternità sia una libera scelta dei coniugi. Nessuno può dire quanti figli devono avere, è una scelta loro. Però dobbiamo impegnarci a far sì che i coniugi siano liberi nella scelta del numero dei figli, con la possibilità di anticipare l'età media, che adesso purtroppo è di 32, 33, 34 anni, dicevo nell'altra sede, per un medico una donna di 29 anni è una primipara attempata. Antonella ne aveva 35, ha concluso sono già una primipara rottamata, però ho avuto il coraggio di averne subito un'altra, perché dice se no dico vado fuori. Comprendete che oggi il problema di avere o meno un figlio è legato non alla scelta, spesso diciamo una scelta di egoismo, no, dei genitori, è legato a dei fattori esterni. Ci si sposa tardi perché manca il lavoro, mancano le condizioni minime per poter mettere su famiglia. Io quando giravo per la Sabina 19 anni fa chiedevo ai giovani: quando ti sposi? Negli ultimi anni non lo chiedevo più, perché sapevo che la scelta non dipendeva da loro, e fare questa domanda significa mettere il dito nella piaga di una vita che stava perdendo il sogno, cioè la possibilità di essere realizzata per il bene di tutti. Una proposta quindi importante e significativa, da quello che è stato anche computato, che inciderebbe per 3 miliardi di euro, che potrebbero essere presi dai fondi della Presidenza della Repubblica o altri fondi che si possono ricavare. Tenete presente solo un dato. L'altro ieri sera in una trasmissione, fra 10-12 anni nel sud mancheranno 5 milioni di persone, per vari motivi, denatalità e emigrazione. Tra qualche anno avremo bisogno in Italia di 8 milioni di persone. Viterbo, e sarebbe stato interessante che ce l'avessero proposto, Viterbo al 60% dei 64.000 abitanti, 55-60, sono famiglie formate da due persone, e un altro 6% formate da una persona sola. Siamo una città di anziani, con tutti i problemi che questo poi comporta,
la solitudine, l'assistenza domiciliare, le cure mediche, eccetera. Quindi è una legge per il bene comune. Per questo ho insistito, anche con i miei preti, che non è una proposta partitica, perché come Chiesa sono al di sopra di ogni partito. Tutti possono dire, dovrebbero poter dire, il Vescovo è uno dei nostri, perché condivido l'impegno di ciascuno e sostengo le proposte positive di ciascuno, ma non mi schiero con nessun partito. E questo mi porta, e se volete possiamo darci appuntamento per un altro incontro, potremmo invitare il gesuita Occhetta, no? Che ha pubblicato un testo sulla presenza dei cattolici in politica oggi. E utopia non realizzabile, ed è bene che non si realizzi, un partito unico dei cattolici. Ma è passato. È possibile però una presenza dei cattolici, Occhetta parla di una certa terza via, a livello trasversale, che sia portatrice di valori. È strano che un presidente come Macron abbia chiesto ai vescovi francesi: rendete migliore la nostra società francese con i vostri ideali e le vostre proposte. Ecco, che a livello trasversale riescano a radunare consenso, perché a livello di democrazia il consenso e la percentuale è quello che conta, quindi riflettere, presentare, coinvolgere su tematiche di particolare interesse per il bene comune. Ora, io credo che un Parlamento che non sia miope e non sia condizionato da logiche di spartizione partitiche, di fronte a una legge di questo genere non possa che dire grazie, cerchiamo di attuarla verificando la attuazione possibile. Ecco, creare, e a questo proposito, se mi permettete, due brevi citazioni. Uno del nostro Cardinal Bassetti, che mi sembra significativa, che dice a chi gli parla di che cosa può fare la Chiesa italiana oggi nel contesto sociale che viviamo, dice Bassetti: l'ho detto tante volte, per la Chiesa oggi è il tempo della semina, è tempo in cui occorre ricostruire, ricucire e pacificare l'Italia e l'Europa. Sostituite Chiesa e metteteci cattolici. Soprattutto è il tempo in cui il laicato deve assumere la consapevolezza del suo ruolo e della sua missione. Non ve la prendete? Ho l'impressione che abbiamo un laicato numeroso e afono. E quando è presente e militante nei vari partiti diventa doppiamente afono. In un governo precedente, non l'immediato precedente, quando da un partito, da un cattolico, è stata proposta la possibilità di rivedere la legge sul divorzio, il Presidente del Consiglio gli ha risposto: non si dimentichi che lei ha il 2% dei voti. Insignificanti, pur essendo numericamente consistenti. Almeno in quattro punti. Deve essere il sale della terra in ogni ambito dell'agire sociale, anche in quello politico. Il laicato, E questo almeno in quattro punti. La formazione è basata su una reale comprensione della dottrina sociale della Chiesa Cattolica è un buon inizio, ma non è sufficiente. E già su questo siamo carenti. Dare vita dal basso ad una rete o ad un forum di tutte le realtà associative presenti nel Paese che si occupano di
di bene comune. È invece un passo importante. Cioè, ecco, questa rete che può avere appartenenze trasversali e che propone per il bene comune, non come esigenza o, se volete, dottrina della Chiesa. Quando alcuni politici nel passato dicevano, a proposito di alcune leggi, non vogliamo fare un favore a Ruini, io saltavo dalla sedia e dico, io quello che propongo non lo propongo perché sono cristiano, lo propongo perché sono cittadino e sono interessato al bene comune. Dalla mia fede ricevo un ulteriore approfondimento e chiarezza di quello che la ragione con cui cerco di proporre le cose mi spinge. Ero studente di diritto e il giorno dopo il referendum sul divorzio avevamo il professor Lombardi come professore di diritto romano il martedì e immaginatevi, entrato in aula e ha pensato, ci ha visto in faccia e nessuno ha detto nulla, ma ha pensato che c'era una domanda sottesa e ricordo la risposta: come cittadino attento al bene comune della mia nazione, ho ritenuto mio dovere evitare una legge che è sicuramente non per il bene della nostra collettività. Rispetto la risposta degli elettori. Ecco, questo, lasciamo stare il tema del divorzio, non era questo il mio intento, no? Ma ecco, ma su alcuni valori creare questa forma trasversale di collaborazione. E padre Occhetta, commentando in un articolo che commenta e propone il suo libro, alla domanda oggi dopo quella popolare democristiana c'è chi invoca una terza primavera dei cattolici in politica, detto partito. La primavera non è la stagione del raccolto. Il problema, detto con Sant'Ignazio, la desolazione si presenta quando si vogliono i frutti senza preparare le condizioni sociali e politiche per farli maturare. Preparare le condizioni sociali e politiche per far maturare i frutti, quindi trovare questa via che aggregi consenso. E poi aggiunge, dunque, prima di tutto occorre ripensare la formazione alla vita politica, mettendo in fila la vita spirituale che alimenta l'azione e le competenze che servono a quest'ultima. Credo che ci manchi quest'anima spirituale pure. E poi aggiunge, poi occorre mettere in rete i cattolici, discorso che facevamo prima. Stanno amministrando i territori e costruire, diciamola così, una casa, un luogo in cui il mondo cattolico organizzato, tra cui l'associazionismo, si possa perlomeno incontrare e confrontare. Attenti, altrimenti i suoi 100 orticelli associativi, per esempio nella Consulta dei Laici a Viterbo abbiamo circa 100 associazioni, non si riesce a fare una proposta comune, l'unica che sono riuscito a fare è dire ai vari gruppi, sentite, non mi chiedete una messa per i defunti ciascuno, ne faccio una sola, almeno cerchiamo di essere uguali da defunti, no? E poi mi hanno ringraziato perché ho anche un'occasione per vedersi, no? Per il resto ognuno il suo orticello, in cui qualche volta, e questo mi dispiace, si invitano persone di rilievo, di peso a livello culturale, eccetera, e mi dispiace che siano fruite da pochissime persone quando, se si fosse collaborato insieme, avremmo avuto l'opportunità di fare un programma di 2 o 3 incontri che poi ciascun gruppo e associazione
avrebbe potuto declinare per conto proprio. Cioè adesso pensavo, ma la consulta dei laici, con tutte le aggregazioni, di fronte ad una proposta del genere, che ho voluto al di sopra dei partiti, ma con impegno trasversale, non potrebbe non impegnarsi ad accoglierla e a diffonderla, mi capite? Se no, la costruzione del bene comune, come facciamo a farla? Allora dice Occhetta, altrimenti i suoi 100 orticelli associativi, per quanto rigogliosi, non faranno mai un ettaro di terra. Intelligenti Pauca, grazie per la vostra presenza. Ringraziamo veramente Sua Eccellenza della partecipazione a questa presentazione. Ora passo la parola al nostro presidente del Popolo della Famiglia, Mario Linolfi, che appunto ci dettaglierà in merito a questa iniziativa. Grazie Eccellenza anche per la forza con cui è entrata nella questione nodale. Che devono fare i cattolici? E poi alla fine... Cercare di non dormire. Esatto, quindi questo è il tema, no? E di mettersi insieme. Cercare di... Ecco, queste sono le due cose interessanti. Svegliarsi e non dividersi. Ora la politica, lei me lo insegna, è territorio di per sé di divisione, è inevitabile. Lo diceva Sturzo, richiamato sempre da Bassetti nelle sue ultime uscite pubbliche, quando si entra nel territorio della politica non c'è nulla da fare, si prende parte, quindi si diventa parte. Se la parte però riesce a essere promotrice di bene, come si diceva una volta negli studi che facevamo da ragazzi, bonum effusivum sui, diciamo, no? Il bene riesce a essere attrattivo di per sé. E per me che oggi ci sia attorno a un'iniziativa che il Popolo della Famiglia ha messo a disposizione di tutti, la presenza di esponenti politici qui in sala che non sono del Popolo della Famiglia, dell'amministrazione di questa città che non appartengono al Popolo della Famiglia, che ci sia il conforto del pastore che ascolta il popolo che chiede, perché noi siamo popolo e chiediamo, e non chiediamo null'altro che ascolto. Ecco, questo secondo me rappresenta in piccolo ciò che concretamente si potrebbe fare, da fare davvero. Il Popolo della Famiglia si è preso carico di un problema oggettivo e riconosciuto da tutti. Un paio di volte l'anno Istat comunica i dati della denatalità. Su questo siamo tutti d'accordo. In qualsiasi schieramento politico, qualsiasi partito politico, io ancora non ho sentito un politico alzarsi e dire la denatalità è un bene. Qualsiasi colore, in qualsiasi orizzonte. Quando escono i dati di Istat sulla denatalità, sempre e comunque, immancabilmente, su tutti i giornali di ogni colore esce l'editoriale su quanto sia problematico il fatto che non nascono più figli. Il problema è che da 5 anni noi battiamo il record di denatalità, ogni anno. Quindi i provvedimenti che adotta la politica per tamponare il problema sono oggettivamente, non perché lo diciamo noi oggi qui, oggettivamente insufficienti. Perché ogni anno se ne fanno meno. E in ognuno di quegli editoriali, ripeto, unanimi nel sottolineare l'emergenza, io non sono riuscito mai a trovare una soluzione. Ho sentito il grido d'allarme. Oh cavolo, non nascono più figli. Oh cavolo, si fanno a 33 anni. Oh cavolo, la percentuale, il tasso di natalità delle donne italiane è diventato 1,3, anzi se andiamo a vedere proprio le italiane con la cittadinanza 1,2. Oddio, con questi numeri non regge il nostro welfare, perché poi sono questioni concrete, non stiamo parlando in chiesa, stiamo parlando da cittadini, come è stato detto. Ma una soluzione la vogliamo trovare?
Vogliamo provare a mettere insieme qualche idea che soluzioni la questione. Noi abbiamo fatto questo tipo di esercizio. Noi non ci accontentiamo più delle soluzioni che sono state proposte in questi anni, perché sono soluzioni che non risolvono il problema. Se il problema è, e siamo tutti d'accordo, un'emergenza nazionale, il popolo della famiglia, che si chiama popolo della famiglia, mamma, papà e figlio, nel simbolo, non può che definirla prima emergenza nazionale, noi siamo convinti che sia la prima emergenza, la prima questione da risolvere, ripartire dai figli, come abbiamo detto oggi, dobbiamo mettere in campo una politica, qualcosa di concreto, non una chiacchiera, non un convegno. Sai di cosa ho paura io, eccellenza, sempre? Rispetto al mondo cattolico. Quella malattia nostra che si chiama convegnite. Noi siamo bravissimi, facciamo il convegno su, chiamiamo tutti i più grandi illuminati esperti, ma quando c'è da mettere a trovare materialmente e concretamente uno strato che significhi soluzione, è lì, vabbè, ma poi è difficile, è certo che è difficile. Chiedetelo a Guido, chiedetelo a Germana quanto è difficile stare per strada, perché noi abbiamo avuto la bella idea di depositare in Cassazione il 28 novembre, quindi la raccolta firme l'abbiamo fatta a dicembre, gennaio e febbraio, che non è proprio, diciamo, il momento migliore in cui stare in strada a prendere le firme. Confidiremo per fortuna fino a maggio, quindi abbiamo tempo per farci un po' di primavera, ma e ne abbiamo prese 30.000. Quando ci siamo messi a cercare la soluzione abbiamo detto qualcosa che sia immediatamente praticabile, che si possa fare domani mattina, e che quando cominci a parlarne in giro le persone riescano a avere una certa simpatia. Io non so se lei ha visto proprio la stessa trasmissione, perché parlava di una trasmissione di due sere fa, credo in quella trasmissione, si parlò a un certo punto proprio di denatalità, e una intellettuale che si chiama Barbara Alberti, che ha iniziato questa sua, diciamo, perorazione dicendo: c'è una persona di cui io non condivido mai nessuna opinione, si chiama Maria Dinolfi, proprio così l'ha detta, ma ha tirato fuori un'idea geniale e ha parlato poi del reddito di maternità. Perché il reddito di maternità è una soluzione immediatamente operativa, immediatamente applicabile, che non costa niente. Qui abbiamo fatto una finanziaria che è entrata in vigore da poco, da 30 miliardi di euro, da 30 miliardi di euro, dando più o meno soldi tutto a tutti, una cosa insomma al di là del ragionevole molto probabilmente. Abbiamo visto in fila a fare la fila per il reddito di cittadinanza gli Spada, gli ex brigatisti, i camorristi napoletani, vabbè. Ma forse c'è bisogno di qualcosa che investa, non che assista. Ciò che si dà alla famiglia è un investimento. Un investimento. Quei 1.000 euro che diamo alla mamma, nella nostra proposta di legge, non li diamo per assistere quella mamma, li diamo per riconoscere il suo ruolo. Perché io non so lei, eccellenza, io sono stato allevato da una mamma che faceva la funzionaria d'ambasciata, sono un extracomunitario, funzionario d'ambasciata australiana. Quindi io sono figlio di un'australiana con un passaporto australiano, sono un extracomunitario. Mia mamma, quando è nato sto tocco di maschietto da 4 kg, ha dovuto lasciare tutto, ha lasciato, è andata subito anche mia sorella, e ha fatto la mamma. Ora, il mestiere del fare la mamma vuol dire un impegno che dura 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Non c'è ferie, non c'è malattia, non c'è riposo domenicale, non c'è niente. In questo momento storico questa funzione è drammaticamente decisiva per il tessuto anche economico del nostro paese. È possibile che una donna che faccia tutto questo venga lasciata senza nulla? Mia mamma, che ha fatto per 48 anni ormai, la mamma a me, la moglie di suo marito, che ha sostenuto l'anzianità e la malattia fino alla morte del marito, che ha fatto questo tutta la vita, è una donna che non ha lavorato? È una donna di serie B? Ah, questa cosa noi la vogliamo riparare, sa su quale terreno, eccellenza? Sul terreno di una parola magica, che viene secondo noi sempre usata un po' a sproposito, che è la parola diritti. Noi vogliamo rimetterci a discutere dei diritti.
quali sono i diritti, i famosi nuovi diritti civili, quali devono essere? Citava prima Guido Pianeselli, l'unica legge di iniziativa popolare attualmente all'attenzione del Parlamento è quello sul diritto a uccidere le persone, l'eutanasia. Sono questi i nuovi diritti? Il diritto, nuovo diritto, secondo le manifestazioni di alcuni di ieri, è il diritto a estendere gli aborti e a cancellare l'obiezione di coscienza dei medici. Sono quelli i nuovi diritti? Io voglio dire, una donna, e guardate che sono tante, che lavora lavando le scale, o facendo la donna di servizio, o facendo la commessa al supermercato, o la commessa al negozio, o la segretaria all'avvocato, al notaio, al dentista, che guadagna 600-700 euro al mese e ti dice: io figlio non lo posso fare perché in queste condizioni non ce la faccio, ti dico: tu sei libera e tuo figlio è una ricchezza, non un peso. Che rivoluzione è questa? Perché, eccellenza, il vero dramma che hanno fatto diventare i figli dei pesi, per questo li fanno a 33 anni, perché ci raccontano che la realizzazione è altrove, in altre questioni, in altri contesti, che il dramma è di natura materiale. Ma io che queste cose le ho studiate con il popolo della famiglia, lei lo sa dal 1861 a oggi, cioè in 160 anni di storia della nazione italiana, qual è l'anno in cui abbiamo fatto più figli? È il 1946, l'anno in cui è nata Pora Mamma, come si dice. Il 47 sono nato. Eccolo qua, è il secondo anno. È il secondo anno. Contrariamente a lui, così sorridiamo, pesavo 1,6 kg. Eppure. Li ho sviluppati tutti. Non sembra, esatto. Allora, noi abbiamo fatto nel 43 il primo anno, il 43 è il secondo anno per la natalità. Ora, i suoi genitori, i miei nonni, mi raccontavano l'Italia del 45, 46, 47. Era l'Italia in cui non si mangiava, in cui le macerie non erano macerie spirituali, erano macerie fisiche, erano macerie anche culturali, venivamo dall'occupazione, dal nazifascismo, dalla guerra. Eppure quell'Italia nel 46 fa 1.660.000 bambini. Quest'anno gli italiani hanno fatto, gli italiani nel 2016, 358.000 bambini, e l'anno prossimo ne faranno di meno. Ed è l'Italia dell'iPhone, l'Italia dei miei nonni, l'Italia dei suoi genitori, eccellenza, l'Italia dove mi dicevano i nonni: per mangiare prendevamo le bucce dei legumi, neanche i legumi, le bucce dei legumi. Ma la gioia della famiglia, quella non veniva cancellata. Io sono figlio di mamma con quattro figli, papà famiglia di cinque figli, erano considerate famiglie normali. Adesso apriamo le prime pagine dei giornali con la mamma che fa 11 figli e la contestano pure. C'è una giornalista, anche molto nota, che ha detto: che schifo mettere la mamma di 11 figli in prima pagina. I cattolici sono pronti a rialzare la testa e dire che quella donna è un'eroina dei nostri tempi. Siamo pronti a dirlo o ce ne vergogniamo un po'? O davanti ai nuovi diritti siamo talmente arretrati, passo dopo passo, che ci vergogniamo di noi stessi. E forse dentro questa radice di vergogna c'è la difficoltà che viviamo in quella diagnosi che lei ha fatto perfettamente: i 100 orticelli, ognuno a difendere il piccolo che è suo, incapacità di mettersi insieme, incapacità di mettere a disposizione le buone proposte, incapacità di fare anche personalmente i passi indietro quando serve fare i passi indietro. Ed è perfetta questa analisi. Io la voglio sposare con il ragionamento di Bassetti e sul richiamo che fa a Sturzo. Il richiamo continuo di Bassetti a Sturzo non può essere un richiamo casuale, insomma, me lo confermerà. L'esperienza sturziana è un'altra esperienza che nella storia ha inciso, uno potrebbe dire, c'è stato il centenario dell'appello ai liberi e forti, molto brevemente, perché Sturzo diventa fondatore, fonda il Partito Popolare nel 1919 e la Chiesa, che va detto,
gli chiede le dimissioni da segretario del Partito Popolare nel 1923. La sua stagione dura 3 anni e qualcosa. Arriva il fascismo, arrivano quelli che dicono bisogna, nel Partito Popolare stesso, bisogna collaborare con il fascismo, perché ormai è il fascismo quello che comanda, e un gruppetto, Sturzo, quando cacciano Sturzo, quel poveretto di De Gasperi, dice, beh, insomma, secondo noi è meglio tenere distinta questa posizione. Credere in un'organizzazione, non era un'organizzazione mostruosa, De Gasperi alle elezioni del 1924, l'ultima in cui si presenta il Partito Popolare, prende 600.000 voti. Poi la famiglia ha preso 220.000 alle elezioni del 4 marzo, insomma, più o meno siamo da quelle parti. Altra cosa, Sturzo straperde. Sturzo viene cacciato, mandato in esilio addirittura. De Gasperi è ancora peggio. Dopo quelle elezioni del 1924, non gli dice male come a Matteotti che è stato ammazzato, ma viene preso e incarcerato con la moglie per anni. Quindi è strapersa quella battaglia, completamente. Però come finirà? Un po' di tempo dopo. Con Sturzo senatore a vita della Repubblica, con De Gasperi che tira fuori l'Italia dalle macerie in quel 46, 47, 48, e lo fa basandosi sulla famiglia. Lo fa basandosi sul fatto che dal 46 al 49, eccellenza, nascono 6 milioni di bambini. 6 milioni, 1.660.000, 1.600.000, 580.000 e 550.000. 40 anni dopo, nel 1986, il Fondo Monetario Internazionale dichiara l'Italia quarta potenza economico-industriale del mondo. Quei bambini là, eccellenza, voi avete fatto un miracolo vero, avete preso l'Italia che era distrutta, devastata, e l'avete fatta diventare la quarta potenza economico-industriale del mondo dietro Stati Uniti, Unione Sovietica che aveva l'economia programmata industriale e Gran Bretagna. A me stringe il cuore vedere l'Italia oggi nelle classifiche di crescita al 28esimo posto su 28 paesi europei. Ma questo è un problema che lo lasciamo da parte se non litighiamo, no? No, perché è collegato sempre alla stessa questione, la crescita è collegata ai figli, è sempre là. I parametri sono diretti, la natalità crea ricchezza, la denatalità crea povertà. Quindi la questione cruciale è avere figli, ripartire dai figli, ma concretamente la Chiesa aiuti questo sforzo, come lei sta dando esempio oggi di volerlo aiutare, trasversalmente, senza appartenenze, a me non interessa questo, ma concentriamoci sui drammi veri, questo è il primo dramma. Se noi non ripartiamo da questo, se noi non rivediamo le culle piene, questo paese affonda, ma non lo possiamo proclamare, dire, denunciare e basta, dobbiamo indicare una soluzione. Il reddito di maternità è una soluzione che si può applicare domani per decreto legge. Noi nel nostro piccolo, senza coinvolgere nessuno, per questo chiediamo anche i voti sul nostro simbolo, perché se noi fossimo in questo momento in Parlamento determinanti, diremmo una sola cosa vogliamo, il decreto legge sul reddito di maternità, perché è una chiave che risolve immediatamente il primo problema italiano. E poi possiamo dirlo da cattolici questo senza avere timore, è anche una grandissima chiave contro l'aborto, eccellenza, perché chiunque viva il mondo dei CAV, dei centri aiuto alla vita, sa che se avessero questo strumento in mano non ne salverebbero uno, cinque, dieci, ne salverebbero decine di migliaia di bambini. E allora, senza fare crociate ideologiche, si può parlare concretamente di una modalità in cui finalmente cerchiamo di limitare un diritto che non è un diritto, qual è quello di uccidere un bambino nel grembo materno. Questa è anche una motivazione della nostra mobilitazione, senza la crociata ideologica, senza additare nessuno, nella concretezza. Se noi avessimo i soldi che sono stati messi sul reddito di cittadinanza, per il reddito di maternità ne faremmo 9 volte tanto. E questa è la verità. Abrogassimo domani, avremmo 9 volte il necessario. Il primo anno di applicazione non costa neanche 1 miliardo, i 3 miliardi sono a regime.
indichiamo la vitalizia, abbiamo voluto usare questa espressione, vitalizio, che è un'espressione che ormai è nel gergo comune, no? Perché? Perché è quello che prendono i politici. Io ho fatto il parlamentare, sono uno dei pochissimi parlamentari sfigati, non c'era il vitalizio che l'hanno abrogato proprio nel mese in cui sono entrato, una cosa incredibile, più sfigato di tutti. Il tema interessante però è usare questa espressione, che è un'espressione di un privilegio, no? Che comunemente tutti immaginiamo come un privilegio, in particolare dei politici, invece come qualcosa che sia il riconoscimento delle sforze delle mamme che hanno il bambino disabile, come ne abbiamo detto, e anche quelle che hanno fatto 4 figli. Per far sì che questa cosa della famiglia numerosa, considerata come una sorta di germe di pazzia, sia invece considerato qualcosa che merita un premio. E qui concludo. Quando sono stato in televisione, rarissimo, capita molto poco, a presentare il reddito di maternità, no, in televisione ci vado spesso, però per il reddito di maternità quasi mai, per il televisione ci vado spesso, però per il reddito di maternità è capitato sostanzialmente in maniera organica una sola volta. E mi misero davanti 3 giornaliste femministe arrabbiate. E qualcuno se lo ricorda perché quel video è un po' girato, e questa giorno una delle giornaliste, la più arrabbiata, mi disse: ah, voi volete comprare le donne, riportare la macchina indietro a 50 anni fa con l'argent de poche. L'argent de poche. L'ho fermata a questa collega, perché anch'io sono giornalista, e ho detto: ferma, il tuo problema è che non conosci la verità. 1.000 euro al mese in questo paese per le milioni di donne italiane sono molto, ma molto di più di quello che prendono con il cosiddetto lavoro. E allora riconosciamo semplicemente la libertà alle donne di poter scegliere. Facciamolo con la parola diritti, nuovi diritti in mano. Un diritto in più. Non si toglie nulla di nulla, si aggiunge un diritto. Facciamolo da italiani, da cittadini, ma anche da cattolici, perché sappiamo che se salviamo una vita che sarebbe altrimenti consegnata all'aborto, noi abbiamo fatto anche un lavoro in più che salva un pezzettino della nostra anima. Se ne salviamo 5, 10, 1000, 10.000 o 20.000, abbiamo fatto, come diceva bene Germana prima e anche Guido, un pezzetto di storia. Abbiamo messo macchina indietro, perché sapeva, sa cosa c'era nel 46 che oggi non c'è più? La speranza, la bellezza di poter sperare che in fondo al tunnel, e indubbiamente si era nel tunnel, ci fosse la luce. Noi invece oggi siamo in una condizione folle in cui ogni orpello di fatto è qui manifestabile, ma la speranza la stiamo uccidendo giorno dopo giorno. Se ripartiamo dai figli, se riusciamo a rimettere quell'immagine che non a caso è l'immagine più riprodotta nella storia dell'arte, la donna col bambino, è l'immagine della bellezza di per sé, la donna col bambino, la rimettiamo al centro della battaglia anche politica, per i cattolici diventa una grande occasione di costruire bene comune, di costruire rapporti, di costruire trasversalità, e perché no, anche il ritorno ad un protagonismo politico di cui questo paese ha disperato bisogno. Grazie. Ringrazio tutti quanti per la partecipazione, e in particolare anche i rappresentanti eletti di varie forze politiche che hanno deciso il punto di aderire. Rinnovo appunto il ringraziamento, dico che qua fuori, per chi vuole, si può firmare la proposta di legge. Ringrazio Sua Eccellenza per la partecipazione e veramente per il coraggio e le parole di speranza, che effettivamente Mario diceva speranza, dobbiamo dare speranza, che ha dato anche a tutti noi. Ringrazio il nostro presidente Mario Pinolfi, sempre chiaro e deciso su quelli che sono gli aspetti importanti della nostra società. E vi chiedo a tutti quanti di far passare quest'idea e di comunicare questo progetto, perché noi, che siamo purtroppo abbastanza oscurati diciamo dai media, viviamo e lo verifichiamo tutti i giorni sulle strade,
viviamo del contatto diretto. Quindi voi siate mezzo di trasmissione di queste gocce che noi definiamo gocce di bene, che dobbiamo trasmettere agli altri, perché dobbiamo purificare, tra virgolette, la nostra società. Vi ringrazio a tutti per la partecipazione.